go. There's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Buongiorno compreso anche di stiracchiamento, perché mi sono appena svegliata. Oltretutto oggi c'è questa luce divina che mi sta dando il buongiorno. Non so come sia possibile dato che è novembre e sembra di essere al mare e io niente, in realtà abito a Milano. Comunque, questo sarà un video vlog, vi porterò con me per tutta la giornata. In realtà è un video, un po' così, non ho pensato a niente. Mi sono detta, prendo in mano la camera fino alla mattina e vediamo cosa succede. Quindi partiamo subito dalle cose importanti. Sapete che io senza colazione, ecco, non connetto, e quindi andiamo subito a farla. Eccola qua la mia bowl di frutta, yogurt e cacao praticamente, perché oggi ne ho messo davvero una quintalata. Non è molto estetica, però fidatevi che è davvero buonissima. Io direi che a questo punto siamo pronte per iniziare la nostra giornata. Quindi prima cosa che faccio appena mi siedo alla scrivania è vedere la mia agenda, ovvero quello che devo fare durante il giorno. E poi ho una to-do list più generale sulle note nel telefono, in modo tale che poi riesco a spuntarle molto più facilmente. La mattina è dedicata sempre ai lavori di organizzazione per il sito, magari scrivere le schede, oppure pensare ai nuovi format e cose varie. Adesso devo fare anche un pochettino di chiamate per altri progetti. E la prima settimana del mese è, diciamo, quella più tranquilla per me, perché è dove inizio a pensare i contenuti per il mese dopo. A questo punto mi sa che devo aprire il computer e iniziamo a lavorare. Ci vediamo dopo. 3 hours later. Sono finalmente le 12, quindi è il momento per andare ad allenarsi. Oggi sono carichissima, vi giuro, non vedo l'ora. Anche perché negli ultimi mesi riesco ad allenarmi in palestra una volta a settimana, sinceramente non di più, perché tra gli allenamenti del sito, la creazione di contenuti e le lezioni in Gold Gym, ecco, non riesco molto a dedicarmi ai miei workout. Però quando succede sono strafelice, sono stragasata, quindi andiamo subito ad allenarci. Ora manca solo una cosa, ovvero mettere a posto i miei capelli. Sapete che mi faccio sempre la cipollotta e vi giuro è l'unica pettinatura che riesco a tenere durante l'allenamento, perché la coda così alta che mi svolazzo ovunque mi dà un sacco fastidio. Vi faccio vedere come la faccio, perché davvero è semplicissima. Faccio prima di tutto una coda alta, normale, come questa bella tirata. Dopodiché arrotolo bene bene in questo modo tutti i capelli su loro stessi. Prendo una mollettina come questa, non troppo grande, e pinzo dietro in questo modo. Ta-dan! Fatto! Guardate, la molletta non si vede, non dà fastidio, e questa è la pettinatura perfetta per andare ad allenarsi. A questo punto andiamo davvero in palestra. Eccomi qua finalmente in palestra, raga. E oggi infatti non vedo l'ora di portarmi a casa questo workout Total Body. È un workout da programmazione di novembre di Our Fit Hub. Adesso qua ho la scheda sotto mano, do un'occhiata così almeno so bene che esercizi fare. A questo punto incominciamo subito con una prima fase di riscaldamento, in modo tale da attivarmi bene. Sono venuta qua in bicicletta, però diciamo che ho passato tutta la mattinata seduta, quindi ecco, un bel warm up ci sta tutto. Finisco di riscaldarmi con qualche ripetizione a bilanciere scarico, così inizio un attimo ad avvicinarmi al movimento, anche perché la prima parte del workout sarà dedicata all'allenamento delle nostre gambe e dei glutei. Infatti incominciamo, diciamo, degli esercizi un pochettino più faticosi, che sono principalmente, diciamo, quelli per le gambe. Dopodiché passerò ad allenare l'upper body e poi l'addome. A questo punto, vamos! Punto, carichiamo e incominciamo il nostro workout. Uff,
raga, che fatica. Allora, finite le prime serie. Sofia, ora mi sembra di aver corso 800 km, aiuto, stavo anche cadendo. A questo punto passiamo focus glutei, quindi andiamo dal nostro amato hip thrust. E ok, impostazione, siamo in postazione. Sapete che l'hip thrust è uno degli esercizi che preferisco in assoluto. E quindi prendiamo un po' di coraggio e portiamoci a casa queste serie. Ragazze, ricordatevi sempre, se avete la possibilità, usate pesi alti, in qualsiasi esercizio e soprattutto nell'hip thrust, perché fidatevi che darà grandi soddisfazioni. Adesso passiamo ai nostri esercizi per l'upper, per il core e per l'addome. Questa parte qua la faccio un pochettino più veloce, sennò ecco, è come essere real qua in palestra con me ad allenarvi, che ecco, non voglio riempirvi di clip mentre mi alleno. Comunque questi allenamenti qua sono quelli che trovate su WorkTab, questi sono quelli della sezione gym e niente, questa è l'impostazione del total body, vi ho anche spoilerato un po' gli esercizi. E anche questo workout ce lo siamo portati a casa. Mamma mia raga, sono qua seduta perché davvero sono distrutta. A questo punto ci vediamo a casa per il pranzo, perché se non mangio entro mezz'ora, raga, rimango qua per terra così. Andiamo. Bentornati nella mia cucina. A me piacerebbe farvi vedere un sacco di ricette super carine, impiattamenti super fichi, ma sapete che già normalmente la mia fantasia e voglia di cucinare è pari a zero. Post workout potete solo immaginare, dato che sono piegata in due, vi giuro, dalla fame. Quindi oggi, come molti altri giorni, super easy, quindi pane, io uso il pane tosta integrale che mi piace tantissimo, uovo, io uso un uovo e un pochino di albume, un pochino di prosciutto crudo perché raga mi piace tantissimo, stracciatella e poi un pochettino di verdura e questo è il mio pranzetto. Mia madre ieri ha fatto una torta con i frutti di bosco, la marmellata, e niente, in realtà mi ero dimenticata di vloggarla e quindi questo è quello che è rimasto, me la sono quasi finita tutta. Pranzo fatto, doccia fatta, devo soltanto finire di asciugarmi i capelli ma non c'avevo più voglia. Adesso sono le 3 passate da poco, quindi mi rimetto al computer a fare dei lavori. Il pomeriggio mi tengo le cose un pochettino più chill, un pochettino più tranquille, mentre invece la mattina quella è un po' più di organizzazione in cui devo pensare, creare contenuti e cose varie. Quindi adesso mi metto a editare, che c'è sempre bisogno, e faccio delle grafiche per il sito nuovo perché ecco, ho pensato a qualcosa di diverso. A volte mi sveglio e dico ok, oggi cambio queste cose qua, quindi mi impegolo in sbattimenti assurdi che non so gestire, però ecco, ci provo e imparo cose nuove insomma, quindi ci vediamo dopo. Finalmente all'alba delle 5 posso rialzarmi dalla mia seggiolina, dalla mia postazione. Raga, non fate caso a quello che c'è dietro, cioè la mia stanza è davvero un casino, quasi quasi mi vergogno. Comunque, non so se essere felice o triste di questa cosa, perché è giunto il momento di andare alla Apple, sapere di che morte devo morire, quanto devo spendere e aiuto, però meglio perché raga, oggi mi ha fatto davvero dannare, si è bloccato nei 2 secondi e non mi regge neanche Word, cioè me lo continua a chiudere, non mi salva le cose, quindi ok, spenderò tanto, un investimento che devo fare, però ecco, riuscirò a lavorare meglio e sarò anche un pochettino più rilassata, spero. Mi sono anche truccata un attimo, ho detto faccio una pausa e mi metto a posto, quindi andiamo. Dopo tutto il giorno che sono in pigiama, in tuta, questa palestra, finalmente ho qualcosa di normale addosso. Niente, questo è il mio outfit per uscire con la dolce vita, già perché a Milano, raga, lo so, stamattina c'era il sole, adesso c'è il diluvio universale e quindi anche una bella stivalata non me la toglie nessuno. Raga, ma chi l'avrebbe mai detto sarebbe venuto fuori sto tempo? Sono, cioè, in condizioni pietose, oltretutto vloggare con la pioggia, cioè è difficile, a parte che sapete che mi piace portarvi in giro cose varie, invece devo sempre ripararmi perché se mi si bagna la camera è un casino, cioè io non so più cosa fare. Andiamo all'Apple, prendo il mio ombrellino e vamos. È lui, non l'ho preso alla fine anche perché adesso devo scappare proprio a fare riunione perché ho fatto 1800 domande, poverino, al ragazzo che mi ha seguito lì in store. Mi ha aiutato un sacco, in realtà sapevo già dovessi prendere quel modello lì,
però ecco, mi ha spiegato un po' di cose che non sapevo. E niente, vi dicevo che non l'ho preso anche perché io sono stra lenta a prendere queste decisioni, perché è una bella spesa, ecco. Però d'altronde mi serve, sono arrivata davvero al limite della mia pazienza. In questi giorni mi sa che ritorno e me lo prendo. Qui adesso riunione per Our Fitab. Raga, c'è da pianificare i prossimi 2 mesi, quindi so già che sarà una bella riunione, bella strong, ci sarà da parlare. Ok, all'alba delle 9:30, riunione terminata. È sempre così, cioè sappiamo quando iniziamo ma mai quando finiamo, perché c'erano un bel po' di cose da mettere a punto del sito. Natale si avvicina, io adesso già devo creare tutti i contenuti per, ecco, il periodo natalizio. C'è il Black Friday, c'è una novità che uscirà a brevissimo, quindi ecco, un po' di cose da mettere a posto. Adesso io ho anche un bel po' fame, sinceramente, ecco, mi capite. E andiamo finalmente da Trippa, che è un'osteria romana. Cucù, questa è Teresa del futuro, che Teresa Conte aveva detto una stupidata mentre editava il video. In realtà non è un'osteria romana quella a cui andremo, probabilmente ero stanca dopo riunione, distrutta, e non so perché mi è uscito questo, in realtà è un'osteria normale. E vado con Federica, che è una delle mie migliori amiche, insomma, così ve la faccio anche conoscere. Io sono qua, che mi sto facendo questa luce fantastica con la vetrina. A sto point, metro, e si va a mangiare! Ce l'abbiamo fatta finalmente. Raga, voi non lo sapete, ma è tipo 2 mesi che cerchiamo di prenotare e finalmente all'alba delle 22 riusciamo a venire qua. Ed era per il ritardo. Di 5 minuti, di quanto? Poco, pochissimo. Allora, un commento a caldo su questa cena? A me è piaciuta. Pazzesca! Pazzesca, non ho neanche parole per descriverla. Ed eccomi qui, tornata nella mia cameretta, dove mi vedete praticamente sempre. Anche questa giornata è giunta a termine. Oggi ve l'ho detto, avevo voglia di vloggare, era un po' di tempo che non lo facevo. Mi piace comunque sempre aggiornarvi un pochettino su quello che sto facendo, su progetti, su come mi sto allenando. E questo, diciamo, che rappresenta un pochettino la mia giornata. Tipo, diciamo che molto spesso non è che vado sempre fuori a mangiare, non è che faccio riunione fino alle 9. Però diciamo che quello che ho fatto la mattina e i lavori che ho fatto il pomeriggio sono un po' le cose che in realtà faccio tutti i giorni. Dato che l'università, bam bam bam, finita, mi laureo il 30 novembre. E quindi sì, raga, aspettatevi assolutamente il video su YouTube della mia laurea, che cioè deve rimanere lì impresso per sempre. Me lo voglio proprio anche tenere come ricordo. Però comunque diciamo che molte mie giornate in realtà non sono così divertenti. Molto spesso mi capita anche di stare addirittura 3 giorni chiusa in casa, raga, non sto scherzando, perché alla fine la maggior parte del lavoro per la piattaforma, per il sito, lo faccio qua, quindi anche registro in sala. Come chi mi segue su Instagram sicuramente sa, edito qua nella mia cameretta, quindi il lavoro che c'è da fare, ecco, viene svolto qui. Però nello stesso tempo sono davvero felice per come stanno andando le cose, per come sta andando la piattaforma, e mi prende tanto tempo, tanta fatica, ma lo faccio davvero con passione. I feedback delle ragazze davvero mi riempiono il cuore e mi dicono: Lisa, cerca di fare sempre di più per loro. E quindi eccoci qua, ci saranno grandi novità per quanto riguarda un nuovo prodotto che a breve uscirà. E poi adesso comunque tra Black Friday, Natale, ecco, bisogna già iniziare a pensare a tutto. A questo punto, ragazzi, io mi sa che vado a struccarmi, prepararmi un attimo e vado a letto. E come al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi quindi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!